Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox è appena arrivata, eccola qui, è pesantissima come al solito perché questa è una costante. Se mi seguite ormai dovreste sapere cos'è la Degustabox, ma nel caso in cui non lo sappiate, vi ho lasciato in info box tutte le informazioni, compreso il sito e il codice sconto, così se la volete provare potete avere anche un piccolo sconto. Io però direi di non dilungarsi troppo con le premesse e andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro. La prima cosa che mi salta all'occhio è questo snack di lenticchie con formaggio e spezie. Praticamente sono delle patatine ma con farina di lenticchie. Sono abbastanza buone, devo dire che io le sto mangiando piano piano perché non sono cose che mangio molto spesso, però erano già arrivate nella Degustabox di qualche mese fa, non ricordo di preciso il mese esatto, ed erano appunto degli snack di lenticchie e di ceci in quel caso. Le sto piano piano mangiando. Anche se non è proprio il mio genere di alimento, diciamo che non è la cosa ideale. Ce ne sono addirittura due confezioni, comunque le assaggerò anche in questa versione. Poi mi hanno mandato una confezione di olive saclà. Queste sono le mediterranee, sono greche, snocciolate con peperoncino. Non le ho mai provate in questa versione al peperoncino. Quelle classiche mi sono sempre piaciute, quelle al peperoncino non lo so perché dipende quanto ce ne hanno messo. Se è troppo piccante, tende comunque a non essere troppo di mio gradimento. Se ce n'è magari poco e c'è quella appena appena di piccante, invece potrebbe piacermi. Comunque le assaggerò. Poi mi hanno mandato una bottiglia di succo di frutta della Skipper. Questo è senza zuccheri aggiunti, arancia, carota e limone. Non ho mai provato questa versione, però vi posso dire che i succhi di frutta della Skipper, soprattutto questi senza zuccheri aggiunti, sono molto buoni. Quindi immagino che sarà buono anche questo. Comunque a me l'arancia, il limone, la carota, sono tre cose che piacciono, non so messe insieme, però credo comunque che si potrà sicuramente consumare a colazione una cosa del genere. Poi qui c'è un pacco di biscotti caramellati della marca Lotus. Devo dire che non ho mai provato i biscotti caramellati, non so cosa aspettarmi, però sono fasciati singolarmente in confezioni da 4 biscotti. Quindi sono quegli snack che magari potete portarvi tranquillamente dietro oppure in ufficio se lavorate in ufficio. Un biscotto caramellato mi dà l'idea di essere qualcosa di abbastanza dolce, quindi lo immagino come uno snack che vada bene anche da solo, quindi non necessariamente accompagnato al cappuccino, al tè o al caffè, ma anche semplicemente biscotti mangiati così. Non so, comunque li assaggerò perché devo dire che mi incuriosiscono molto e poi vi farò sapere. Poi mi hanno mandato una bottiglia di birra 8.6 con doppio malto. Io non ne so nulla di birra perché sono astemia e se seguite il mio canale lo sapete benissimo. Però, insomma, vi dico quello che c'è scritto sul foglietto: doppio malto 8.6, una nuova tipologia. Io non l'assaggerò perché, essendo astemia, non è un prodotto che mi interessa assaggiare. Però, magari se voi invece ve ne intendete, fatemi sapere nei commenti se è più buona la birra classica o se magari questa qui con doppio malto è più gradevole, vi piace di più. Poi, ovviamente, questo lascerà il tempo che trova perché, essendo io astemia, non l'assaggerò in ogni caso, però mi toglierò almeno la curiosità. Poi c'è una confezione da 4 di biscotti pick up. Questi però non sono quelli classici. Questi hanno il biscotto di cioccolato e poi all'interno hanno cioccolato bianco. Devono essere veramente squisiti. Anche se a me il cioccolato bianco non è che piaccia tantissimo perché lo sento troppo dolce. Mi piace di più il cioccolato fondente, quindi ovviamente quello bianco, essendo così tanto dolce, non è poi una cosa che mi fa impazzire. Però questi biscotti devo ammettere che mi incuriosiscono, quindi sicuramente li assaggerò. Poi abbiamo due lattine di Pepsi senza zucchero, gusto lime. Queste io non le avevo mai viste, magari ci sono da tantissimo tempo, questo io non lo so, ma è la prima volta che le vedo e le assaggio molto volentieri. Devo dire che a me piace sia la Pepsi che la Coca-Cola. Non faccio granché distinzione o preferenza, anche perché sono una persona che ne beve veramente pochissima, quindi non sono una grande consumatrice, però quelle poche volte che sia Pepsi che sia Coca-Cola comunque a me piace. E questa qui con il lime credo che mi piacerà molto perché già mi piaceva la Pepsi Twist, quella con il limone. Mi piace anche la Coca-Cola con l'aggiunta di limone.
Quindi credo che anche questa mi piacerà, sono quasi convinta, comunque poi vi farò sapere. Poi qui c'è una cosa che mi fa pensare tantissimo alle vacanze. Apro una piccola parentesi, quest'estate sarà forse la prima volta nella mia vita in cui non farò vacanze. Io sono una viaggiatrice accanita, mi piace tantissimo viaggiare, ma quest'anno, per il problema del Covid, per tutte le misure di sicurezza che bisogna adottare, abbiamo deciso di restare nella nostra città, perché comunque è un po' faticoso, secondo me, mettersi in viaggio con tutte queste misure da rispettare, distanza di sicurezza, entrate nei locali che sono contingentate, quindi insomma abbiamo preferito evitare, ce ne staremo a casa, faremo magari delle cose nei dintorni, ma nulla di più. E quindi quando ho visto questo prodotto mi è venuta un po' di nostalgia perché credo che mi mancherà tantissimo non viaggiare, non andare in vacanza quest'estate. È una marmellatina alle fragole di stagione della marca Hero. Perché però mi vengono in mente le vacanze? Perché queste marmellate così piccole sono quelle che si trovano negli alberghi o nei residence, non in tutti perché molto spesso ci sono quelli nella confezione di plastica, diciamo, però gli alberghi un pochino più di lusso, mettiamola così, e danno a volte queste marmellate piccole nel barattolino di vetro. A me è già capitato qualche volta di trovarle, quindi quando l'ho vista mi è subito venuto in mente la vacanza, il viaggio, insomma gli alberghi, i residence, tutte queste cose. Comunque questa è una marmellata che assaggerò molto volentieri. A me piace la marmellata di fragole, quindi sono contenta che me l'abbiano mandata. Poi qui c'è una confezione 100% naturale di erbe e spezie per pizza. Ecco, io devo dire che quando faccio la pizza non utilizzo erbe, non utilizzo spezie particolari, non metto nemmeno l'origano. Io la pizza la faccio senza origano. Però queste magari le utilizzo per qualche preparazione a base di carne o a base di pesce, sono quelle cose che secondo me poi si possono utilizzare anche per altre cose, quindi le provo volentieri. Poi qui abbiamo una confezione di tè verde tostato biologico. Le confezioni di tè mi fanno sempre piacere, anche se adesso ne ho tantissime, sono quasi sommersa dalle confezioni di tè, però insomma ha una scadenza, ho visto che va abbastanza in avanti, quindi le potrò magari utilizzare un pochino più avanti. Questo comunque è un tè che ha una preparazione particolare, perché c'è scritto che è preparato con le foglie della pianta del tè ottenute dopo la raccolta dei germogli. Le foglie vengono raccolte, passate a vapore, arrotolate ed essiccate per arrestare ogni processo di fermentazione e poi le foglie, come i rametti, riposano per un anno intero prima di essere tostate e confezionate. Quindi, insomma, è una preparazione anche un po' particolare e sono contenta di poterlo assaggiare, anche se probabilmente l'aprirò un po' più avanti, se no poi mi ritrovo tutte le confezioni aperte. Ultimo prodotto della Barilla è questo risotto alla milanese con pistilli di zafferano. Comunque ci sono all'interno due confezioni, quindi in tutto sono quattro porzioni perché una confezione è da due, si può preparare tranquillamente in padella oppure in quei robot da cucina che hanno la funzione cottura. Io lo farò in padella perché non ho robot da cucina, ma credo che comunque un risotto allo zafferano sia sempre un piatto classico. Quindi lo mangeremo molto volentieri. Questi erano tutti i prodotti contenuti all'interno della Degustabox. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta, mi piace quasi tutto quello che ho trovato all'interno e quindi anche questa volta pollice in su. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.